Ciao ragazzi, allora in questo video parleremo dell'hashtag Cancelliamo la Corea e inoltre vi darò anche tutti gli aggiornamenti sul caso Wonji. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, un nuovo video in cui vorrei parlare di alcune cose abbastanza sensibili che sono successe nelle ultime settimane. Oggi parleremo principalmente della Corea e in particolare dell'hashtag che ha girato in queste settimane, che è Cancelliamo la Corea. E non so se già avete sentito parlare di questa situazione, ma che cosa è successo? Che nelle ultime settimane c'è una famosissima TikToker americano-filippina, è lei, Bella Porsche, che in uno dei suoi recenti video TikTok ha fatto questo video in cui mostrava praticamente questo nuovo tattoo che si era fatta, in cui c'era questa bandiera giapponese, che per chi non lo sapesse, comunque magari se non conoscete la storia giapponese, questa bandiera non è il caso di utilizzarla. Ci sono anche degli youtuber italiani che usano questa bandiera nelle loro thumbnail. Io l'ho anche fatto notare, ma ovviamente quando fate notare qualcosa degli youtuber molto spesso non accettano le critiche e vanno avanti per la loro strada. Però il problema è che questa bandiera era la bandiera che era usata comunque durante l'occupazione giapponese in Corea, che non è che sia passato molto tempo da allora, e ci sono delle persone che sono ancora vive e che hanno attraversato tutto quel periodo dell'occupazione. È un discorso complicato, se volete un video sui crimini di guerra del Giappone lo farò, però diciamo che è un argomento anche più grande di me, quindi in caso lo dovessi fare chiamerò qualche esperto, perché ovviamente è una situazione abbastanza complicata che non tutti ne sono al corrente. Ci sono anche delle persone che magari vivono in Corea che ho sentito che hanno comunque delle visioni un po' distorte su questo argomento, e anche dei giapponesi hanno delle visioni tutte loro di questa situazione. Nemmeno io so esattamente come sono andate le cose, quindi se dovessi fare un video di questo genere andrei a chiamare un esperto. In ogni caso, dal momento che questa è una bandiera così sensibile, l'ultima cosa che andrei a farmi è farmi un tatuaggio grosso così sul braccio. Mi sembra un'idea piuttosto stupida. In ogni caso, la TikToker ha subito chiesto scusa con questo tweet. Si scusa coi coreani perché 6 mesi fa si è fatta questo tatuaggio, questo sole con 16 raggi. All'epoca non ero a conoscenza della storia, ma quando me ne sono reso conto, ho immediatamente scelto di coprire questo tatuaggio e farmi una seduta per poterlo rimuovere. Non so esattamente se l'abbia già rimosso o comunque è una cosa che sta facendo, quindi ho apprezzato, e penso che molti coreani e molte persone che hanno visto questo tatuaggio abbiano apprezzato il fatto che comunque si sia subito scusata, che tra l'altro, ragazzi, non è da tutti fare una cazzata e scusarsi, perché devo dire che ci sono tanti personaggi del web che anche se gli fate notare delle cose se ne fregano perché non hanno rispetto per le altre culture. Vedi la Sabri Gamer con un video passato. Sinceramente io posso capire che ci siano delle persone che non siano a conoscenza di questo fatto, della storia, eccetera, eccetera, perché comunque la generazione più giovane ci sta che non conosca la storia e che possa fare di questi errori. L'importante è che se te li fanno notare, uno si scusa e la situazione finisce lì, non è un grosso problema. La storia poteva finire lì, ma si sa che con internet c'è sempre il coglione di turno, il troll che deve andare a rompere le scatole, che è andato a fare questi commenti dicendo che le Filippine sono un paese povero e le persone filippine non hanno un'istruzione, per questo motivo questa ragazza non era a conoscenza di questa cosa. Quando io dico, se voi andate in Europa, quante fiere del fumetto avete visto usare questa bandiera? La cosa che più mi fa incazzare è che le stesse persone, quando vedono questa bandiera in Italia, non dicono niente, poi vengono in Giappone, aprono Google Map e vedono le svastiche per indicare i templi. Non sto qui a spiegarvi il discorso delle svastiche, in realtà ci ho già fatto un video, ma comunque quel simbolo ha tutt'altro significato per i buddisti. Se volete il video l'ho fatto qui, però capite, cioè è veramente un paradosso che queste persone non conoscono la cultura degli altri paesi e poi si offendono se gli altri paesi non conoscono la propria cultura. A me questo sembra un comportamento, non è ipocrita secondo me, perché sono proprio stupidi, è un comportamento ignorante che secondo me deve cambiare. In ogni caso, il fatto che questo coreano sia intervenuto, abbia detto questa cosa sui filippini, assieme a lui ci sono stati un sacco di altri coreani con commenti simili, perché si sa la deficienza si espande. Ovviamente questo non riguarda tutti i coreani per fortuna, ma solo una parte di persone frustrate che, come sapete, hanno la necessità di condividere col mondo la loro frustrazione. La cosa più brutta è che è iniziata questa specie di scontro razzista sul web tra due culture diverse, da una parte i filippini
giapponesi e i coreani. Io veramente, se ci sono state delle persone, vabbè, io ho un target italiano, quindi probabilmente non ci sarà quasi nessuno che si è sentito coinvolto in questa situazione. Però davvero, se qualcuno si è sentito offeso per i commenti che sono stati fatti alla cultura comunque filippina o alla cultura coreana, veramente mi scuso, fregatevene di quello che hanno detto queste persone, sono solo delle persone molto molto tristi. Ci sono state anche un sacco di persone che hanno detto: sì, ma i coreani hanno reagito in quel modo contro i filippini, diciamo, perché si sono sentiti offesi, perché è un topic molto sensibile e quindi si sono sentiti attaccati. Però secondo me in una situazione del genere, a prescindere dal contesto, non puoi attaccare un'altra cultura in quel modo, cioè un comportamento insensibile e generalizzare su un popolo è veramente un comportamento che nel 2020 non dovrebbe esserci, specie con tutto quello che sta succedendo quest'anno. La cosa bruttissima comunque è che praticamente questa hashtag di cancelliamo la Corea è andata subito in trending su Twitter e praticamente sono iniziate a girare questi tweet come: noi filippini siamo belli, non abbiamo bisogno di essere fatti di plastica, riferendosi comunque al fatto che in Corea tanti fanno uso di chirurgia estetica. E poi tutti questi discorsi del fatto che i filippini sono belli, che hanno vinto più volte i concorsi di bellezza Miss Universe, a parte che veramente, cioè, la bellezza è soggettiva. Ho fatto mille video su questo argomento, quindi non capisco perché ancora tirar fuori questo discorso. Una cosa brutta da vedere, cioè davvero vedere comunque due popoli scontrarsi così sul web, a me ha fatto veramente male vederlo. E come me ci sono stati anche molti coreani che hanno reagito come me e si sono sentiti molto dispiaciuti da quello che stesse succedendo, e sono sicuro che ci saranno un sacco di filippini che si sono sentiti allo stesso modo. Ovviamente i coreani si sono veramente scusati per il fatto che alcuni elementi abbiano fatto quei commenti nei confronti dei filippini, chiamandoli anche scimmie, ineducati, sporchi, brutti. Veramente sono state veramente una serie di commenti bruttissimi che non stanno né in cielo né in terra e che non definiscono in alcun modo la cultura filippina. In realtà io non ero a conoscenza di tutta questa situazione finché non sono iniziate ad arrivare dei commenti sotto il video quello là di A Caso, che faceva finta di essere diciamo un coreano per Milano sul canale in inglese. Questo video ha fatto 700.000 visite e di ultimo aveva ricominciato a fare visite, e tutte queste visite arrivavano dal fatto che comunque c'erano queste persone che lo volevano attaccare per il fatto che sia coreano. Io ho cancellato questi commenti perché sinceramente non voglio persone razziste che guardano i miei video. Se siete delle persone così, disiscrivetevi subito da questo canale, non fa per voi questo canale, perché tratto proprio completamente altri argomenti e quello che dirò sarà contro la vostra etica. La cosa più brutta secondo me è che il tutto è iniziato praticamente da questo tatuaggio che era stato considerato insensibile e da alcuni come un comportamento razzista o ignorante al migliore dei casi. Però è bruttissimo come da un tatuaggio del genere sia iniziata questo scontro in cui ha visto veramente i filippini contro i coreani su Twitter, che è stato veramente brutto e triste. Comunque ci sono state delle persone che su Twitter se ne sono rese conto e hanno detto che secondo loro bisogna comunque trovare la pace e cercare di essere uniti, perché alla fine secondo me l'umanità, se vuole andare avanti, deve fare proprio questo. In ogni caso, il secondo topic che vorrei trattare è il caso di Woo Jin, che se vi ricordate avevo già fatto un video una settimana e mezzo fa, e quindi se volete un recap della storia potete andare lì, se no ve la spiego qui in modo molto rapido. Praticamente c'era stato questo componente che era in una band abbastanza famosa, non famosissima, però comunque che sta diventando sempre più famosa, coreana. Poi però lui ha lasciato il gruppo e di recente sono state le persone su Twitter, una o due, che hanno detto di essere state molestate da lui in un bar. Una cosa che mi sono accorto, tra l'altro l'ho scoperto anche grazie al canale di Grace che ne ha parlato, è il fatto che comunque questa notizia è stata comunque diffusa soprattutto sui media stranieri. Anche in Italia in realtà c'erano degli articoli che parlavano di questa notizia, e Grace appunto diceva che cercando questo argomento comunque in coreano non riusciva a trovare nessuna informazione al riguardo. Quindi potete capire come tutto questo fatto non è, diciamo, una notizia, non è un argomento che fa parlare i coreani. Uno dei motivi potrebbe essere il fatto che comunque questa persona che accusava comunque Woo Jin di fare determinate cose su Twitter non è coreana e comunque ha diffuso questa informazione in inglese. O magari il fatto che queste informazioni che sono state diffuse non sono vere. E
un altro dei fatti, che comunque ne avevo già parlato anche nell'altro video, era il fatto che comunque tanti dicevano che questa compagnia, l'azienda comunque di Wujin, fosse finta, dal momento che nessuno ne aveva mai sentito parlare prima d'ora. Però in realtà dovete sapere che molti artisti, non è una cosa così strana che si fanno la loro compagnia, e anche il fatto che il logo di questa azienda, agenzia, comunque fosse così simile a quello di altre agenzie, molti hanno detto che è stato copiato. In realtà molte agenzie copiano i loghi di altre aziende, quindi ok, non è una cosa di cui andarne orgogliosi, però tutto ciò non significa che l'azienda deve essere per forza falsa, anche perché se voi andate a cercare questa azienda in coreano, comunque compare e è stata registrata a luglio, quindi prima ancora che queste accuse si diffondessero su Twitter. La notizia di cui volevo parlare, l'aggiornamento che avevo su questo caso, il fatto comunque di Wujin, che c'era questa foto che nessuno aveva mai visto prima, sembrava, e c'erano delle foto comunque di alcuni drink in un bar. Tuttavia la gente è riuscita a scoprire che quella foto in realtà era stata presa da un altro sito e non aveva nessun collegamento con Wujin, e anche la foto di Wujin non era una foto inedita che nessuno aveva mai visto, ma una foto che era già stata usata in un altro post. E potete capire come ci sono state un sacco di persone che hanno smesso di credere a queste ragazze, alle accuse che erano state fatte a Wujin, e hanno iniziato a pensare che tutto ciò fosse una storia inventata. Se queste storie sono vere su queste ragazze, secondo me queste ragazze dovrebbero cercare di farsi coraggio e farsi avanti e parlare con la polizia, perché altrimenti, sulla base delle prove che abbiamo finora, tutto ciò sembra molto sospetto, e diciamo, basare delle accuse su dei tweet anonimi non sono abbastanza per incriminare Wujin. Non lo so, sinceramente, io sono molto confuso da tutta questa storia. Non salterei subito a conclusioni, non direi né che le vittime sicuramente hanno detto qualcosa di falso, né che Wujin sia al 100% colpevole. Io non so da che parte stare in questo momento, non so se poter credere a Wujin e pensare che sia completamente innocente o che non lo sia, perché comunque ci sono state un sacco di cose che sono emerse che comunque mi hanno fatto un po' dubitare da entrambi i lati di questa situazione. Quindi non lo so, ragazzi, questi erano i topic di oggi, vorrei sapere la vostra opinione e che cosa ne pensate al riguardo di tutta questa faccenda. Io vi mando un grande saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, mi raccomando, lasciate un mi piace.